Gà all'interno del Consiglio Comunale, il consigliere del Partito Democratico Andrea Ferrante si è dimesso dal consigliere per assumere un altro ruolo all'interno dell'amministrazione comunale. Nella lista del Partito Democratico la prima dei non eletti è Scognamiglio Maria detta Antonietti, per cui come primo atto di questo consiglio io invito a votare per la surroga della consigliere. Facciamo notare al Consiglio che noi ora voteremo la surroga, prendendo atto che nelle file della maggioranza anche oggi ci sono diverse assenze e quindi la surroga verrà grazie anche al nostro voto. Beh, altri? Auretta, che è? Quindi diamo il benvenuto alla, come gruppo consigliere della città e comune di fondazione, alla nuova consigliera comunale che si insederà. E, vuol dire, vediamo il consigliere Ferrante a questo punto ora assessore in altra collocazione, speriamo già il prossimo consiglio poter discutere, come ha detto il sindaco, di questa crisi che c'è stata nella maggioranza. Anche noi come il consigliere Garzella, per senso di responsabilità e senso istituzionale, rimaniamo in aula. Però facciamo rilevare che al primo consiglio comunale la maggioranza non garantisce il numero legale su questa delibera che è importante. Questo crediamo che sia un segnale negativo che viene dato alla città e spero che sia recepito positivamente, visto che ci sono tante discussioni aperte sull'assetto istituzionale, che questo approccio istituzionale che le opposizioni stanno avendo su questa surroga sia ben accolto. Grazie. Maurizio, prego. Sono accomodante. Io intervengo perché a nome del gruppo misto per dire che oggi praticamente abbiamo un fatto importante, una nuova consigliera comunale che subentra all'assessore Ferrante, che va a assumere il ruolo di assessore alla cultura ed altre deleghe. Io credo che questo è un fatto, dal mio punto di vista, positivo. Credo che però, ecco, c'è un problema che secondo me questo Consiglio Comunale deve affrontare. Perché credo che una situazione in cui ci siamo trovati con una crisi della maggioranza che praticamente io credo sarebbe stato più giusto ci fosse un dibattito all'interno del Consiglio Comunale. Comunque, voglio dire, ognuno fa le sue scelte e quindi io credo, come già altri hanno detto, io voterò a favore per la surroga della nuova consigliera, perché indipendentemente che la maggioranza abbia il numero legale o non ce l'abbia, ormai ci siamo abituati, non è la prima volta che manca il numero legale. Quindi io ti faccio tanti auguri, in bocca al lupo, però ecco, credo che il Consiglio si deve riappropriare e deve discutere dei problemi della città. Deve discutere sui problemi della città, perché non stiamo discutendo, purtroppo non stiamo discutendo. Leggo sul giornale la lista per Pisa che pone una serie di condizioni e non si capisce bene cosa si intende dire con quelle cose che sono scritte sul giornale, l'ho letto. La consigliera Mariotti, la rappresentanza per la lista per Pisa,
pone delle condizioni e chiede che, e chiede che venga fatta una discussione con il Consiglio Comunale. Oggi con il suo rappresentante in giunta le condizioni... Ho capito, così c'è scritto sul giornale, o Presidente. Quindi ecco, io credo, prendo atto con ciò... Stiamo parlando se di una surroga. Sì, io parlo per la surroga, quindi prendo atto con soddisfazione che questi giorni avremo anche il Presidente della Gran Toscana Rossi, che verrà a lavorare le case... che il Comune in questi giorni distribuirà, consegnerà a quelli che praticamente sono gli addetti e quelli a cui spetta la casa, con grande, prendo atto con grande dispiacere però che al Consiglio Comunale sull'aeroporto non è venuto, quindi non credo che si risolvano i problemi con questa maniera. Allora, adesso intervenire il consigliere Maiocchi. Molto contenti come lista per Pisa di questo nuovo assetto, molto pronti a lavorare, molto pronti a discutere come abbiamo sempre discusso in questa sede tutti i problemi della nostra città. Noi come lista vogliamo esprimere la nostra contentezza rispetto alla dottoressa Spugnamiglio che prende il posto del consigliere Ferrante che utilmente è ancora seduto fra noi anche se ha cambiato il posto a sedere. Quindi tanti auguri alla nuova consigliera, tanti auguri a tutti noi per lavorare, per continuare a lavorare bene fino alla fine del nostro mandato. Sono altri interventi? Allora, continuiamo. Facciamo Ricci, Magnini del Lomodarme, va bene? Allora, chi è favorevole alla surroga tra i consiglieri Ferrante e Spugnamiglio? Tecnicamente ancora non si può sedere perché c'è l'immediata esecuzione, quindi se si vuole che c'è l'immediata esecuzione ancora aspetta 15 giorni. Favorevole all'immediata esecuzione. Procurare a tutti bene, ma se non c'è numeri oggi. Numeri oggi pochi. Numeri oggi pochi tutti insieme.